No, una cosa che fa comunque fa riflettere, fa pensare comunque che c'è gente che commette questi reati qua, cioè non è proprio. Fa preoccupare. No, non l'ho mai sentito. Sì, ne ho sentito parlare, sì. Se lavorava non lo so, che abitava a Romentino, sì. Al 2011 proprio non, no, io qui non l'ho mai visto. Avrebbe lavorato fino al 2011 come manovale in questo piccolo comune alle porte di Novara, a Nureddin Shushan, considerato uno degli elementi delle stragi dell'anno scorso al Museo del Bardo e a Sousse. Tunisino, 35 anni, esponente di spicco dello Stato islamico a Sabrata, in Libia, non lontano dal luogo del sequestro dei nostri quattro connazionali, Shushan è rimasto ucciso a febbraio durante un raid aereo statunitense. Voi lo conoscevate? Non lo conosci lui. Da tunisini che cosa pensate di questa cosa? Questa cosa non è giusta perché noi stiamo pagando adesso, i musulmani stanno pagando le colpe, secondo me, per me quelli lì non sono musulmani, perché anche la legge, il Corano, già tradotto in tutte le lingue, il Corano non dice così. E noi non abbiamo mai avuto questa faccia qui. Come si fa a distinguere un terrorista tra tutti coloro che Ah invece no, vogliono pregare ah qui no, tranquillamente? qua è difficile. Qua è difficile. Chi arriva qua, qualunque sia, viene qua per pregare, deve pregare. Non puoi dire alla persona chi sei, cosa sei venuto a fare. Non siamo una, diciamo, una caserma. Però, sai, col tempo, se c'è qualcuno che è un po', col tempo magari poi possiamo capire cos'è il suo giro, hai Ma capito? sentire una notizia come questa, che effetto le fa? Fa una brutta, diciamo, una brutta notizia anche per l'Islam. Questi è contro l'Islam questo. Contro l'Islam questi disastri che fanno queste persone. Queste persone non sanno cosa vuol dire l'Islam. Molto spesso, anche tra le comunità islamiche, sono pochi coloro che scendono, per esempio, in piazza a manifestare contro il terrorismo. Non è che manca la forza o manca il coraggio, è che le persone oggi, diciamo, hanno un po' di paura, diciamo. Cioè, però a volte si ha la sensazione che ci sia un po' di ambiguità, forse. Queste cose qua sono, diciamo, adesso capitano a spesso. Allora la gente ormai vive queste cose qua, perché tutti i giorni, quasi tutti i giorni.